Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we're gonna work this beautiful arch. Bonsai Dream. Buongiorno a tutti, sono Cristian, lo studente di Mauro da qualche anno. E oggi assieme a Mauro lavoriamo questo larice, l'ho raccolto 4 anni fa, e l'ho lasciato crescere liberamente. Quest'anno, primavera 2020, l'ho rinvasato, messo in cassetta più piccola, piena pomice. E in questi 3 anni ho fatto una piega su questo ramo che andava fuori dritto, la vegetazione era troppo lontana, e con dei tiranti, senza raffiare, senza sforzare troppo la piega, abbiamo riportato il verde più vicino al tronco ed oggi con Mauro cerchiamo di studiare la forma migliore. Nelle Dolomiti si incontrano bellissimi larici. Il larice è una pianta pioniera che vive in alta altitudine e soprattutto i migliori larici si trovano sopra i 1800 metri fino ai 2300 metri. Si possono trovare in zone rocciose come questo larice e con tronchi con bellissimi movimenti, altri larici invece crescono in torbiere e sono caratterizzati invece da tronchi con delle cavità e del legno secco naturale. Iniziamo il lavoro pulendo i gin e creando delle parti secche, partendo dai vecchi monconi di rami che sono stati lasciati quando la pianta è stata raccolta. Come vediamo, la vegetazione è molto rigogliosa, segno che la pianta è stata lasciata libera di crescere in questi anni per prepararla alla lavorazione. Ora vediamo come il larice sia stato preparato per poi iniziare la fase successiva del lavoro. Sicuramente il larice non è conosciuto per la flessibilità del suo legno, però con le giuste accortezze riusciamo a piegarlo e portare i rami nella posizione voluta. Cristian ha già eseguito nell'anno precedente alcune pieghe utilizzando dei tensori e piano piano ha abbassato dei rami che originariamente erano dritti. In questa fase proteggiamo con della raffia le zone che saranno soggette maggiormente alle pieghe. Dobbiamo sempre ricordare che il larice non ha un legno così flessibile come un pino e deve essere manipolato nella maniera corretta. Cercare sempre di avere più punti di ancoraggio è uno dei segreti per la riuscita delle pieghe nell'arice.
dopo aver messo la raffia, io prediligo l'utilizzo del nastro agglomerante per mantenere l'umidità per un periodo di tempo più lungo nelle fibre che verranno stressate al momento che la piega verrà eseguita. Quindi ricopriamo la raffia con il nastro agglomerante, cercando di non lasciare nessuno spazio. In questo modo la raffia rimarrà umida più a lungo. È anche molto importante posizionare un filo di rame nella direzione in cui verrà piegato il ramo. In questo caso, partendo dal gin alla base del ramo, mettiamo un doppio filo in senso orario che segua l'andamento del ramo e in fase di piega si possa stringere alle fibre del legno per mantenerle unite e proteggerle da eventuali rotture. Uso dei morsetti che sono molto utili quando effettuo questo tipo di pieghe. Il primo tratto risulta molto semplice da piegare, seguendo appunto la direzione oraria del filo e ancorandosi al tronco principale, si chiude il primo tratto di piega e si ancora su una vite. Ora invece, per quanto riguarda la seconda parte, si mette prima in tensione sul gin in modo da iniziare a tensionare le fibre e successivamente, con l'utilizzo di due punti di ancoraggio, si abbassa completamente il ramo in modo da iniziare a portarlo nella posizione desiderata. Un'ultima parte di piega la eseguo manualmente controllando le fibre. Ora passiamo alla parte superiore. Abbiamo già preparato due ancoraggi in due punti diversi, un gin e una vite. Quindi con il morsetto iniziamo a dare tensione e fermare il ramo nei due punti di ancoraggio. Anche in questo caso la piega viene aiutata e trattenuta con un filo in senso orario che stringerà nelle fibre durante l'operazione. Thank you.
la ramificazione fina dell'arice, differentemente a quella più grossa, è molto flessibile e malleabile e può essere facilmente portata nella posizione che vogliamo. Inizio dalla parte bassa e comincio a strutturare la chioma della prima pianta, portando in posizione tutti i rami ed accorciando quelli troppo lunghi. Terminiamo la piega nella pianta più alta, abbassando i due rami secondari. Uno andrà a costruire la ramificazione di sinistra, mentre il secondo, ripiegandolo, ricostruirà l'apice. Facendo ciò, riusciamo a compattare l'altezza della pianta, che originariamente era più di un metro, in 70 centimetri. Anche qui, successivamente, posiziono i vari palchi ed accorcio i rami che sono troppo lunghi ed escono dal profilo della vegetazione. Eccoci finalmente con il larice terminato, i movimenti dei tronchi con le due chiome molto compatte sono perfettamente evidenziati e diventano parte globale di un disegno dinamico con delle chiome che seguono la direzione verso destra dei due tronchi. Grazie mille di aver seguito questo video. Ci vediamo nel prossimo episodio. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed. And as you could see, the wiring is one of the most important techniques when we do bonsai. So if you want to get better on your wiring, you can purchase my book. And there is a complete article when I explain all the secrets about this technique and you can get your wiring better. So send me an email for more information and thank you again.